ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi nuovo video e nuovo look, da come potete vedere ho un nuovo colore di capelli, fatemi sapere se vi piace. E in questo video, come avete potuto leggere dal titolo, andremo ad aprire insieme alcuni pacchi che mi sono arrivati. Ho pensato di fare questa tipologia di video perché facendo una rubrica come il try it on, che se non sapete di cosa si tratta è una rubrica in cui io provo in anteprima subito, così in prime impressioni, prodotti che non ho mai provato prima, ho pensato che facendo un video unboxing magari voi potete dirmi nei commenti quali sono i video appunto che volete vedere in azione in questa rubrica. Quindi iniziamo subito e non ci perdiamo in chiacchiere. Inizio andando ad aprire questo pacco L'Oreal, copro il mio indirizzo e vediamo un po' cosa contiene all'interno. Morris, ma è curiosone lui, deve annusare tutto. Allora, aiuto. Oh, che figata! È il cofanetto del infallibile Total Cover. Figata! Lo apriamo insieme. E wow! Morris! Aiuto! Morris! Cosa stai facendo? Scendi! Assolutamente! Scendi! Muoviti! Ma che modi sono? Mi ha fatto l'attentato! Allora, dicevo che non ho avuto manco il tempo di guardare. Ok, e questo cofanetto qui, dove ci sono, dicevo, dove ci sono tutti i prodotti. Abbiamo un pennello, una beauty blend, simil beauty blender, una palette di correttori, un fondotinta e qui non so cosa ci sia qui dentro. Figo! Praticamente all'interno di queste finestrelle ci sono i vari step con le card all'interno. Fighissimo, fighissimo. Fatemi sapere di questi prodotti se c'è qualcuno che volete che io provi insieme, o se magari vi fa piacere che io realizzi completamente la base viso nella rubrica con questa box. Tra l'altro il fondotinta, sono curiosa di capire la tonalità perché è un problema se è troppo scura. Vabbè, faccio comunque il video lo stesso, però è un peccato se troppo scura. Non mi sembra della mia tonalità, però la usiamo lo stesso nel video, così vediamo un attimino la coprenza e quant'altro. Ok, quindi questo primo pacchetto. Altro pacchettino, andiamo ad aprire. Un'altra bustina Smashbox, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Aiuto, vabbè, cerco di aprirla così. Ok, c'è intanto un bigliettino. Ciao Pamela, sono felice del tuo entusiasmo e con piacere ti facciamo provare i nuovi rossetti Always On, una formula straordinaria, lunga tenuta ma straordinariamente confortevole, provali e poi mi dirai. A presto e grazie. Bellissimo, grazie mille. E vediamo un po', allora c'è questa bustina qui con all'interno. Cosa c'è qui? Figata! No, vabbè, la ring light per il cellulare, ragazze, top! Bellissima! Dai! Che carina! Carinissima! No, vabbè, impressionante, bellissimo! Io avevo già la cover, ma questa ring light è top! Poi c'è, penso qui, è una clip da cliccare sul telefono. Sì, top, bellissima, grazie, felicissima di questo regalino. E poi all'interno ci sono 1 2 3 4 5 rossetti, queste qui, eccole. Voglio vederne una così al volo, questa qua che è un grigio, mi stuzzica. Ma no, ma sono le tinte! Spettacolo! Sì, sono i liquid lipstick, top! Bellissimo questo grigio.
Pamela, se non stringe il naso, non è contenta. Belle, belle. Quindi fatemi sapere se vi interessa un video swatch su questi liquid lipstick. Grazie mille, un bellissimo regalo. Bellissimo, davvero. Passiamo a un pacchettino Glossip. E apriamo. Ok. Aiuto. E ok. Perfetto. Altra bustina. E dentro abbiamo un fogliettino. Ok, che spiega appunto il comunicato stampa dei prodotti. Un altro Deplian. E poi ci sono i rossetti, che sono uno. Oggi mi cade tutto dalle mani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rossetti. Tutta la collezione. Quindi fatemi sapere se vi interessano anche gli swatch di questi rossettini qua. E sono quelli che sono praticamente duo color. Hanno un colore sopra e un colore sotto. Ci sono due colori e sono tutti fatti così. Quindi fatemi sapere se vi interessano anche gli swatch di questi rossettini, che ve li faccio volentieri. Infine ho altri due pacchettini che avevo già aperto prima di pensare a questa tipologia di video, all'utilizzo di questa tipologia di video, quindi li avevo già aperti, ma voglio farveli vedere perché sono delle novità molto interessanti. Allora, il primo pacco è di Sephora. E le ragazze di Sephora mi scrivono: carissima Pamela, abbiamo scelto per te alcune delle novità Sephora e marchi esclusivi per dare il benvenuto alla primavera. Troverai anche l'esclusivo mascara Cinescope per uno sguardo sensazionale effetto panoramico. Speriamo possano piacerti. Grazie! Io adoro i messaggi scritti a mano, sono carinissimi. E il mascara Cinescope l'avete visto nel video precedente, vi lascio qui nelle schede se ve lo siete perso. E poi passiamo alle novità velocemente perché sono veramente tante. Queste salviettine qui al cocco che ho già provato e non mi dispiacciono. Poi abbiamo questo gel micellare, quindi un'acqua micellare che non è un'acqua ma è un gel. Quindi è una novità che io non ho mai visto, credo che l'abbiano fatti loro per prima, ditemi se sbaglio. E quindi voglio assolutamente provarla. Anche di questo, se vi interessa, possiamo fare un try it on. Esfoliante cleansing cream. Io a casa ho di questa linea invece il detergente waterproof al melograno, buonissimo. Sempre un esfoliante, questo è al carbone e questo è al tè verde. Un kit per sopracciglia. Poi abbiamo un bagnoschiuma cotton flower. Quanto è carina, è carinissima la confezione. Un spray fissante, un trucco spray fissante. Un trucco spray fissante, uno spray fissante per il make-up. Una matita di Marc Jacobs per gli occhi. E questa è blu elettrico. Bellissimo il pack dei prodotti Marc Jacobs. Poi all'interno abbiamo, appoggio sempre qui i prodotti, se no non ho più spazio. Abbiamo una maschera in gel per il viso, una base per il viso, quindi un primer illuminante, no, sì, illuminante per il viso. Questo sì, l'avevo visto, era un lip balm, però il pack è carinissimo, lo devo provare. Sapete che io ho le mie labbra sempre secche. Un nuovo long lasting lip tint, guardate con questo colore di capelli, top, bellissimo. C'era anche una tinta labbra qui dentro nuova che ho a casa ed è di un colore bellissimo, ve la faccio vedere nel prossimo video o su una foto su Instagram, sicuramente la metto su una foto su Instagram. Poi c'è una matita duo per le labbra, una terra in formato maxi, nudes e all'interno c'è un clean up pencil, quindi penso sia una matita di quelle che toglie il make up, quindi per i ritocchi se sbavate tutto quanto. E in più c'è anche un temperino, questo l'avevo visto perché mi aveva incuriosito, fatto così, molto piccolo e pratico da portare in borsetta. La palettina di ombretti che ha un pack bellissimo, guardate qui,
È troppo carina. È rosa pastello e all'interno ci sono questi colori. Che carina la frase. Fatemi sapere anche di questa se vi piacerebbe un tutorial, un look. Fatemi sapere. E infine c'è anche un piccolo regalino da Essie. E c'è scritto: per te uno smalto della collezione Fall in Love, Team Essie. Che grazie, che carino. Bellissimo. E questo è tutto per quanto riguarda le novità made in Sephora. Come ultimo pacchetto vi faccio vedere queste creme e gel disinfettante per mani della marca Mercy Handy. E sono questi tre, che sono le creme mani abbinate, oggi non ce la faccio a parlare, ai rispettivi gel. E la profumazione che io amo in assoluto è questa qui, che è alle more, cioè io la sento alle more, credo sia more, e mi piace anche tantissimo il gel in questo formato piccolino e l'odore sulle mani persiste, mi piace tantissimo. E appunto il marchio è questo qui, Mercy Handy. E niente ragazze, questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così continuo a farla. E mi raccomando, lasciatemi nei commenti i prodotti che volete vedere nella rubrica Try It On, così li proviamo insieme. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale, mi farebbe davvero tantissimo piacere, ci tengo tantissimo. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!